Allora, buonasera, benvenuti a questo riepilogo della sesta puntata di Blender per principianti, dove vedremo l'ottimizzazione delle mesh. Ne approfitteremo per vedere anche qualche modificatore interessante. Qui facciamo Start Display per vedere i caratteri premuti che me l'hanno chiesto. Cancelliamo il nostro cubo, quindi facciamo Canc Delete. Ci mettiamo in visualizzazione frontale, quindi con 1 nel tastierino numerico, 5 andiamo in modalità orto normale e poi qua cominciamo a fare un piano, Shift A, Mesh, piano, e lo allineiamo alla nostra vista. Ok, quindi in questo modo, in modo tale che il piano sia che vada verso l'alto in maniera normale. Ci avviciniamo. Andiamo in Edit Mode e poi suddividiamo, ok, per avere un pochino di punti. A questo punto dobbiamo cancellare una parte perché allora useremo questo piano per fare una struttura, una specie di statuina, e la faremo simmetrica. Quindi cominceremo con ho fatto A per deselezionare tutto, seleziono tutti i punti di sinistra, li cancello. Ok, perché voglio modellare solo la parte a destra e avere la parte a sinistra simmetrica. E poi però cancello anche questi punti, Shift e questo, in modo tale da avere soltanto una specie di piccola scheletratura. Eccola qua. Ora a questo punto cominciamo ad aggiungere i nostri modificatori. Allora, i nostri modificatori abbiamo il primo modificatore che aggiungiamo è quello del mirror. Il mirror, questo, mirrora lungo la X, bene, per vederlo facciamo così e vedete che quindi vediamo tutto ciò che verrà fatto sulla destra verrà replicato anche a sinistra. In particolare se qui muoviamo questo vedete che mirrora. Cancelliamo. Poi su questo aggiungiamo ancora un modificatore interessantissimo che è nato soltanto ultimamente, che è quello che si chiama skin. Quindi facciamo add skin, eccolo qua. Allora skin quello che fa è dà un po' di pelle a una scheletratura. Quindi noi abbiamo fatto la scheletratura, lui gli ha costruito una pelle attorno. Adesso sembra un po' brutto, ma vedremo tra poco che diventerà un pochino più interessante. Selezioniamo qua per vedere lo scheletro sottostante e poi proviamo a costruire attorno a questo scheletro, quindi adesso questa è la statuina. Proviamo a facciamo E, ok, e costruiamo praticamente le gambe. Estrudiamo E, ok, quindi vedete la statuina. Si comincia a delineare e costruiamo praticamente anche i piedini. Ok? Poi facciamo anche estrudiamo e facciamo anche le braccia e poi estrudiamo sullo Z 2 volte perché vogliamo fare la testa. Quindi prendiamo questo punto e lo allarghiamo. Allora, il modificatore skin ha la possibilità di fare CTRL A e poi di allargare, dare un po', diciamo, di sostanza a quello che si vuole fare. Allora, quello che si vede in questo momento, come vedete, è una cosa molto squadrata, che potrebbe già andare bene, ma ovviamente, se vogliamo poi vederla un pochino bene, come oggetto mesh, converrebbe aggiungere un ulteriore modificatore che è il modificatore di Subdivision Surface. Eccolo qua. Vedete che abbiamo ottenuto già qualche cosa di un pochino più interessante. Possiamo migliorare ulteriormente la resa evitando tutte queste placche, andando sempre in Edit Mode e selezionando. Ah no, ce l'abbiamo direttamente qua. Usiamo lo Smooth Shading del nostro skin modificatore. Facendo così smooth shading vedete che non si vedono più le placche e diventa un pochino più interessante. Quindi questo è un modo per fare una specie di statuetta.
Qui volendo si possono ancora fare alcune cosine, tipo se vogliamo dare un pochino, se selezioniamo questi due punti, facciamo V subdivide e poi il punto aggiunto in mezzo, facciamo CTRL A, ecco, possiamo dare un pochino più spessore se vogliamo alle braccia e anche qua alla pancia volendo si potrebbe dare più spessore, quindi aggiungiamo un punto. Subdivide, quindi qui abbiamo CTRL A, ecco, possiamo, se vedete, possiamo dargli un po' di pancia, un pochino di più. Ok, e così abbiamo fatto il nostro omino. Se vediamo questo omino con F12, vedete che è abbastanza carino. Ora, se ci piace l'omino, possiamo applicare andando in Object Mode tutti i modificatori. E facciamoli, applichiamoli, quindi applichiamo il mirror, applichiamo lo skin e applichiamo il subsurf. Dopodiché andiamo in edit e vediamo, vedete che ha costruito una geometria già abbastanza caruccia. Quindi abbiamo costruito una geometria carina. Di qui conviene anche verificare se abbiamo tutte le normali al posto giusto. Quindi andiamo qui dove vediamo le normali e vediamo se effettivamente ci ha costruito le normali giuste. Se le normali sono giuste, vedrete che usciranno. Allora, qui le normali sembrano giuste. Escono tutte, queste specie di capelli. Qua invece sembra che abbiamo un problema. Vedete che qui invece di uscire entrano. Qui si può risolvere questa cosa anche in modo molto semplice andando in mesh le normali e si dice di ricalcolarle tutte verso l'esterno. E poi se l'ha fatto? No, non ce l'ha fatta. Perché è il default. Allora ci conviene andare. Selezioniamo le facce che vediamo essere sbagliate, quindi questa. Questa, e di queste facce gli invertiamo le normali. Ok, a questo punto questo oggetto, questa statuina è a posto e questo è, diciamo, il primo pezzo. Ok, allora proviamo a vedere come importare questo oggetto su Second Life. Quindi andiamo in Object Mode, eccolo qua. Facciamo un bel file export collada. Nella versione 2.64 abbiamo già l'export collada che funziona. Ricordiamoci solo di esportare la selezione, questa, e qui facciamo statuina, chiamiamola LOD 1.DA. Adesso poi vi spiego perché LOD 1. Comunque cominciamo a esportarla. Perfetto. Dopodiché dobbiamo andare su Second Life, quindi andiamo magari, ecco, lancio Second Life, magari andiamo su la versione beta di Second Life, così possiamo farci le nostre prove senza spendere l'in den dollari. Eccolo qua. Firestorm si collega Second Life beta, eccolo qua. Ci colleghiamo. Ok, eccoci collegati. Quindi qua siamo in un posto dove posso rezzare. Facciamo un bel upload del nostro mesh model e qui indaghiamo un pochino come funziona. Quindi ci vediamo un po'. Ci prendiamo la nostra statuina LOD 1. Eccola qua. Allora vediamo che questa statuina effettivamente è più o meno quella che volevamo. Qui possiamo, ci presenta, diciamo, una strutturazione della statuina con il LOD 1, come lo chiamo io, che è il LOD con cui la statuina si vede da vicino. Automaticamente in questo caso vengono generati altri LOD, quindi viene vista la statuina un pochino più da lontano.
Vedete qui quello che poi vi farò vedere meglio dopo è che l'algoritmo di computazione dei LOD di Second Life non è proprio così bello e quindi genererà degli obbrobri. Il LOD 3 vedete è ancora più brutto e il LOD da lontanissimo invece è bruttissimo. Comunque, supponiamo di fare il tutto senza nessun tipo di ottimizzazione. Quindi cominciamo, prendiamo la statuina. Facciamo calculate weight and fits e facciamo l'upload. Adesso vedete che in questo momento questo oggetto pesa 1,19, quindi circa un prim. Cercheremo di vedere se riusciamo a rimanere anche durante l'ottimizzazione sempre sul prim. Facciamo upload. Eccolo qua. Statuina, prendiamo la statuina e la mettiamo qua. La statuina vedete che è arrivata benino. Adesso è molto con poche mesh, quindi c'è qualche leggero difetto, ma vogliamo proprio fare una cosa a pochissimi prim. Il problema di questa statuina in questo momento è che se io mi allontano, vedete, ecco, vedete, non appena supera una certa distanza cambia il LOD e vedete che non si riconosce praticamente più niente della statuina. Se mi allontano passa al terzo LOD, quando mi allontano completamente passa all'ultimo LOD ed è una schifezzina. Quindi il nostro obiettivo è quello di fare l'ottimizzazione di questa mesh cercando di produrre, diciamo, i LOD intermedi e cercando di non aumentare il peso in prima. Se noi andiamo in Edit, vediamo che in questo momento il Land Impact 1, quindi occupa un solo prim. Adesso vedremo se riusciamo a mantenere l'ottimizzazione solo con un prim. Okay? Allora, torniamo qua Allora, il modo più efficace per ottenere i vari LOD è quello di ripartire dalla statuina, infatti CTRL Z in modo tale da tornare alla statuina con i modificatori non applicati. Facendo in questo modo, qui dobbiamo ancora rimettere a posto ricordiamoci che poi dobbiamo comunque rimettere a posto le normali, vedete qui si vede che questo piede non va bene. Comunque quando siamo in questo stato possiamo in Object Mode fare una Shift D e duplicare l'oggetto. Okay? E quindi allora quello che abbiamo visto prima l'abbiamo esportato, sarebbe il LOD 1. Ora lavoriamo con una variante che chiamiamo LOD 2 di bassa qualità di questo oggetto. Quindi come facciamo? Potremmo ad esempio, visto che questa è una versione che ha il subsurf, potremmo lavorare senza il subsurf, quindi cancelliamo il modificatore, vedete, quindi otteniamo questa modifica e dopodiché applichiamo i vari modificatori. Quindi praticamente applichiamo il mirror, applichiamo, eccolo qua, quindi noi abbiamo una versione, eccola qua, che ha pochissimi, ne ha 98 per la precisione, 98 edge loop. E poi possiamo comunque prenderci la nostra statuina originale, questa, duplicarla sempre questa, quindi Shift D, duplichiamo, e proviamo a farne un'altra invece un pochino più definita di questa. Quindi andiamo sempre qua. Teniamo il subsurf perché ce la dà abbastanza ben dettagliata, però quindi possiamo applicare tutte le nostre modifiche, non magari così, vabbè, usiamo magari questo qua che andava bene, quindi applichiamo il mirror. Ok, allora proviamo questa
questa cosa qua e la proviamo a cercare di renderla, di cancellare un po' di edge loop che sono un po' di troppo, nel tentativo di risparmiare la quantità di anelli, no? Quindi cosa facciamo? Vediamo che qui ci sono un sacco di anelli che possiamo anche buttare via. Quindi facciamo alt tasto destro e cominciamo a buttare questi edge loop. Ecco, poi anche questo edge loop secondo me si può buttare via. E poi buttiamo via anche dall'altra parte edge loop, quindi stiamo progressivamente riducendo il numero di edge loop. Facciamo anche sulle gambe, ok, facciamolo anche qua, quindi alt tasto destro, così stiamo buttando via un bel po' di edge loop, eccolo qua. Siamo arrivati a 260, possiamo anche ridurre ancora un po', ma magari riduciamo questi. Ok, e poi magari anche questi. Ok, quindi vedete che adesso abbiamo una statuina qua, che è composta da 303 facce, vertici. Questa, aspetta, vediamo qua, tab, ok, no, sono 200 vertici, e questa che è composta da 98 vertici. Quindi abbiamo, questa qui magari possiamo ancora ridurla un pochino, perché 98 sono ancora un pochino tantucci, quindi qua cancelliamo un po' di vertici qua, facciamo lo stesso mestiere che abbiamo visto di là. Ok, cancelliamo magari anche questi, tanto questa sarà probabilmente vista abbastanza a distanza. Ok, quindi magari anche se perdiamo un pochino di risoluzione, vista abbastanza da lontano, non è un grave problema. Quindi qua quanto siamo? Siamo arrivati a 58 vertici, che può anche andare bene. Ok, allora prendiamo queste statuine intermedie, questa chiamiamo LOD 2 e questa la chiameremo LOD 3. Eventualmente possiamo anche premere questa, Shift D, e proviamo a fare il LOD 4. Il LOD 4 dobbiamo farlo ancora più semplice, quindi arrivare se possibile ancora più semplificato. Quindi prendiamo quasi tutti. Ok, anche qua. Ok, questo qui sarà come si vedrà proprio da lontano lontano. Vediamo un po' se si può. No, questa magari la lasciamo un attimo. Quindi qua quanto siamo? Siamo a 38, che potrebbe andare bene. Quindi abbiamo 38. Qui abbiamo detto che ne abbiamo 58 e qui ne abbiamo 200. Okay? Allora proviamo a salvare tutti. Quindi prendiamo questo, facciamo file export collada, la chiamiamo statuina, la chiamiamo load2.dae, controlliamo sempre che sia selection only. Export, questa la esportiamo file export collada, la chiamiamo statuina load3.dae e questa la chiamiamo file collada export statuina load4.dae. Ok, allora a questo punto andiamo nella nostra Second Life di prima, che era qua, ok? Qui vedete che nel frattempo c'era cancellata la statuina, ma qui proviamo a
fare l'upload del mesh model e questa volta gli mettiamo quindi statuin load 1 che abbiamo fatto, eccola. Eccola, vediamo da vicino. Vedete che lui ha messo la medium, l'ho messa a 100 triangoli, quindi noi gli stiamo mettendo una un pochino più con una risoluzione maggiore, però notate che fa un po' schifo la sua risoluzione con 100 triangoli. Poi ne aveva messa una con 26 e una con 14. Proviamo noi a metterne invece questa, facciamo load from file e gli mettiamo la statuina load 2. Ecco, vedete che ha un pochino più, è un pochino più dettagliata. E low, mettiamo load from file e gli mettiamo statuina load 3, questa, e nel lontanissimo gli mettiamo statuina load 4, che era questa. Vedete? Quindi ne so un po' di più. Quindi mi aspetterei a questo punto che faccia un pochino più. Ah no, tra l'altro qui vedete che ci sono dei difetti sulle normali che abbiamo visto fuori, quindi bisognerebbe ricordarsi prima di esportarlo di aggiustare le normali. Magari vediamo se ce le aggiusta da solo. Generate normals, anche se non sono sicurissimo, e gli diciamo di fare calculate weight fees, questo che chiamo statuina 2. Facciamo calculate weight fees, ecco, vedete che siamo a 2 prime, che però potrebbe anche andare bene, nel senso che abbiamo una risoluzione migliore di questa cosa. Quindi se noi adesso facciamo l'upload di questo oggetto, facciamo l'upload statuina 2, eccolo. Quindi la statuina 2, nel momento in cui la mettiamo, ok, allora qui questa è la risoluzione, diciamo, con load 1. Ci allontaniamo un po' per vedere come viene il load 2, eccolo. Purtroppo vedete che c'è il problema del piede, questi che le normali dovrebbero essere messe a posto. Ecco, mi allontano e se mi allontano anche così, vedete che rimane ancora visibile. Quindi in questo caso l'ottimizzazione ha consistito non tanto nel ridurre il numero di prime, ma fare in modo tale che la statuina si veda meglio. Perché se mettiamo la statuina originale, vedete che la resa di questa, vedete che già questa resa a questa distanza, quella originale automatica veniva una schifezza. E quindi diciamo che ottimizzare vuol dire anche rendere gli sculpted un pochino più belli e di qualità maggiore. E credo che questo sia tutto per questa puntata. Buonasera.